tutti, oggi andiamo a vedere come si risolvono gli esercizi sulle addizioni e sottrazioni di radicali. La prima cosa che dobbiamo fare è portare fuori i fattori dal simbolo di radice. Se non vi ricordate come si fa, vi invito a guardare il video precedente sul trasporto fuori dal segno di radice. La prima cosa che dobbiamo fare qui è andare a scomporre in fattori primi i nostri radicandi. Quindi 8 scomposto in fattori primi è 2 alla terza, perché 2 per 2 per 2 fa 8. Questo lo ricopio perché è già scomposto. 27 è dato da 3 alla terza, 3 per 3 per 3, mentre 12 è dato da 2 alla seconda per 3, perché se ci pensate 12 è 4 per 3, 4 scomposto in fattori primi e 2 alla seconda. Sappiamo che possiamo portare fuori dal simbolo di radice i soli fattori che hanno esponente maggiore o uguale all'indice di radice. L'indice è sottinteso ed è 2, quindi nel primo caso 3 è maggiore o uguale di 2, quindi posso portarlo fuori. 3 diviso 2 fa 1, quindi questo viene 2 radice di 2. Lui lo ricopio. Qui di nuovo posso portarlo fuori dal simbolo di radice perché l'esponente è maggiore o uguale di 2. 3 diviso 2 fa 1 e quindi viene 3 radice di 3. Qui posso portare fuori da radice solo 2 perché 3 ha esponente 1 e quindi è più piccolo di 2. Questo portandolo fuori viene 2 diviso 2, 1, col resto 0. Questo vuol dire che dentro la radice non mi rimane più niente e ho soltanto fuori un 2. E quindi viene 2 radice di 3. Ora che abbiamo portato fuori dal simbolo di radice, dobbiamo andare a sommare i radicali simili, cioè quelli che hanno la stessa identica parte sotto radice. La somma o sottrazione è molto semplice da fare perché basta sommare soltanto i coefficienti davanti alla radice, mentre la radice in sé si ricopia. Quindi tra questi due devo fare 2 più 1, 3, radice di 2 lo ricopio. Tra questi due 3 più 2, 5 e radice di 3 la ricopio. E questa è la soluzione. Come sempre andiamo a fare un esercizio un pochino più difficile. Ok, come sempre la prima cosa da fare è andare a scomporre in fattori primi quello che ho sotto radice. Quindi 9 lo posso scrivere come 3 alla seconda e tutto il resto lo ricopio. Qua 25 lo penso come 5 alla seconda, mentre 8 come 2 alla terza. 3000 lo posso pensare come 3 per 10 alla terza. Questo è già a posto, quindi lo ricopio. 24 è dato da 8 per 3, dove 8 è 2 alla terza, quindi 24 è 2 alla terza per 3. Lui di nuovo 8 e 2 alla terza, tutto il resto invece lo ricopio. Ora che abbiamo scomposto tutto in fattori primi, possiamo andare a portare fuori dal simbolo di radice. Vi ricordo che possiamo portare fuori solo i fattori che hanno esponente maggiore o uguale dell'indice. Qui ho indice 2, quindi posso portare fuori 3 alla seconda. 2 diviso 2 fa 1 col resto 0, quindi dentro non mi rimane più niente e il 3 va fuori. 2 non lo posso portare fuori perché 2 alla 1, 1 è più piccolo di 2. X alla seconda invece posso portarlo fuori, 2 diviso 2 fa 1 col resto 0, quindi la x mi va fuori e dentro non rimane più nulla. Y ha esponente 1, quindi non posso portarlo fuori, quindi sotto radice mi rimane un mezzo y. Di nuovo qui posso portare fuori 5 alla seconda, quindi 2 diviso 2, 1 col resto 0, 5 va fuori e dentro non rimane nulla. 2 alla terza posso portarlo fuori, quindi 3 diviso 2, 1 col resto di 1, quindi ho un 2 fuori e un 2 dentro, ma attenzione, il 2 è al denominatore, quindi lo devo ricopiare qua sotto, quindi 5 mezzi. E x alla seconda lo posso portare fuori come prima e rimane x. Dentro anche qui mi rimane un mezzo y. Andiamo a fare questo. Qui l'indice di radice è 3, quindi questo non lo posso portare fuori perché 3 alla 1, 1 è più piccolo di 3. Lui posso portarlo fuori, 3 diviso 3, 1 col resto 0, quindi 10 va fuori e dentro non rimane più niente. Anche a alla terza posso portarlo fuori, 3 diviso 3, 1, resto 0, quindi la va fuori e dentro non c'è più. Quindi sotto radice rimane solo 3. Qua lo ricopio perché non c'è nulla da portare fuori, mentre questo posso portare fuori 2 alla terza,
terza, 3 diviso 3 fa 1 con resto 0, quindi 2 va fuori e dentro non rimane più. 3 a esponente 1 quindi rimane dentro, a alla terza posso portarlo fuori, 3 diviso 3 fa 1 con resto 0, quindi va tutto via e dentro non rimane più a. Sotto radice rimane solo 3. Ultimo, 2 alla terza, posso portarlo fuori perché l'indice è 2, quindi 3 diviso 2, 1 con resto 1, quindi un mezzo andrà fuori e un mezzo rimane dentro. X alla seconda, 2 diviso 2, 1 con resto 0, quindi dentro non rimane più. Bene, ora che abbiamo portato fuori tutto quello che si poteva portare fuori, dobbiamo individuare i radicali simili, cioè quelli che hanno lo stesso radicando. Per sommarli dobbiamo sommare i coefficienti davanti, quindi 5 mezzi più un mezzo fa 6 mezzi x. 6 mezzi si può semplificare e quindi viene 3, più 3 fa 6x e la radice la ricopio esattamente così. Poi 10a meno 8a fa 2a, meno 2a sono opposti, quindi tutti questi tre termini vanno via. La soluzione è questa. È ora di mettere in pratica quello che hai imparato da questo video. Se ti alleni con me ormai da un po', avrai capito che se ti eserciti e fai pratica, poi diventa tutto più semplice. Non farti prendere dalla pigrizia, non rimandare, mi raccomando, fai subito gli esercizi e mettiti alla prova. E anche per oggi è tutto. Se hai un compito su questo argomento, io ti faccio i miei migliori in bocca al lupo. Mi raccomando, non ti agitare, non andare in ansia, perché le cose le sai fare. Se invece hai guardato questo video così, tanto perché eri interessato, perché eri curioso, beh, ti faccio ancora di più i miei complimenti. È sempre un buon momento per passare del tempo a studiare e imparare cose nuove. Come sempre io mi presento, sono Magna Tomassini e ormai il mio motto lo conoscete tutti, è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.